Questa mattina parte la richiesta del Green Pass all'interno del Senato. Lei sta portando avanti questa sua battaglia e si rifiuterà di farlo vedere all'ingresso? Assolutamente sì, il Green Pass è un certificato di obbedienza a un esecutivo rispetto al quale mi sono già espressa votando contro la fiducia e quindi venendo anche espulsa dal Movimento 5 Stelle, per cui è assurdo che all'interno delle due Camere, che sono degli organi, diciamo, del potere legislativo, venga imposta una misura derivante da un decreto che è un atto unilaterale del potere esecutivo, cioè del governo. Allora, ho presentato degli emendamenti al decreto legge 127 del 2021, che è il cosiddetto Super Green Pass, e se non ci fosse nessuno dei firmatari in commissione prima appunto presente, decadranno automaticamente. Quindi l'atto di non consentirmi l'accesso alla commissione automaticamente limiterà l'esercizio del mio mandato e soprattutto insomma, in virtù del fatto che io sono una dei pochi, pochissimi senatori parlamentari di opposizione che ci sono, diciamo, al momento. Allora, io mi rifiuterò di presentarlo, vediamo cosa mi diranno. In teoria, sulla mail che c'è nella mail che ci è arrivata dal Collegio dei Senatori Questori, insomma, veniva rappresentato il fatto che saremmo stati invitati a non accedere. Ora vediamo che cosa succede. Ecco, ancora non ho fatto la prova, però vedremo. Beh, sono contraria perché non è una misura che garantisce sicurezza sui luoghi di lavoro, è semplicemente una misura di controllo che impone obbedienza a tutti i cittadini rispetto, diciamo, anche delle misure di carattere sanitario che sono comunque facoltative, quindi sinceramente e che non garantiscono dalla circolazione dei contagi. Quindi è una misura inutile, inutilmente repressiva, che conferisce una sicurezza errata di essere, diciamo, immuni dai contagi, di essere in un ambiente sicuro e quindi magari anche a non proteggersi. E nello stesso tempo, appunto, è una misura che impone ad alcuni cittadini, a quelli che hanno fatto una determinata scelta, cioè di non vaccinarsi, il pagamento dei tamponi, cioè dei test che invece ai vaccinati non sono richiesti, nonostante su entrambi i contagi possano circolare esattamente allo stesso modo. Beh, la soluzione è eliminare questa misura inutile e quindi magari garantire, e infatti questo l'ho proposto attraverso gli emendamenti, garantire la possibilità di effettuare tamponi salivari per tutti con una cadenza settimanale per avere un tracciamento continuo di eventuali contagi tra tutti però, cioè non solo tra i non vaccinati ma anche tra i vaccinati, eliminando il Green Pass. Ma questa sua battaglia può essere paragonata a quella dei portuali di Trieste e di altri lavoratori che si rifiutano di mostrare il Green Pass all'ingresso? Diciamo, questa mia battaglia si associa a quelle perché loro la stanno conducendo su un fronte, io sul fronte parlamentare, però ciascuno sul proprio luogo di lavoro deve, secondo me, manifestare questo suo la prerogativa del mantenimento di uno stato di diritto che sembra essere stato completamente cancellato da questo governo.